Bentornati a tutti! Ciao amici! Stavolta vi presentiamo Inter Parma, quindi andiamo a cercare un autentico miracolo, praticamente impossibile, con però una pedina in più. Mi sono fatto in 40 minuti Franco Vázquez, finalmente in campo. Il mudo! Il mudo! C'è scritto anche dietro la maglietta, Mudo Vázquez. Vedete la grandissima somiglianza, che non servirà a niente. Non l'ho fatta come Cristiano Ronaldo, ma poco ci manca. No, vergognosa. Ma comunque, tranquilli, perché penso che l'Inter la porti a casa questa partita. Direi di sì. Oh. Lo dico già in anticipo, che io però l'Inter probabilmente, insomma, non si dovrebbe andare a supplementare, ecco. Sì. Però tutto è possibile, vediamo. Comunque vediamo. Dai, io parto con un 4-3-3, con Vázquez ovviamente, con dei bei valori, messo a fare l'attaccante, visto che non abbiamo praticamente nessuno buono, e vediamo cosa succede. Ci giochiamo questa Coppa Italia, una bella vetrina. Partiti! Fate subito il Parma. Beh, è la notte. Sì, è notte, ma ci sono i riflettori, c'è sereno, riflettori. Comunque è notte, sì sì. E dopo lì. Bravo, nulla, bravissimo, ma che bravo, oh, mamma mia, sì, sì. Brividi di Parma, dai che corrono questi bastardi qua, ma la tecnica dai, ma dai podali, a spaccalo in due, distruggilo, ma che non c'è nessuno di qua, lo sputtò la via bene nel prato Enrico, bravo. Cerchi i compagni, dai! Ah, che bellaccio! Oh! Ah, guarda che bello! Presley! Guarda, Inter, dai! Lo chiudiamo! Dai, ragazzi, state un po' arretrati, che qua è l'Inter, raga! Oh. Buono! Dai, che il Parma... E va che fallo! Bastardi! Guardate come ha fatto! Il Lauti! Sbaglia l'impossibile! Il Lauti! Sì, ma scusa, qua cosa mi hai fatto? Niente. Ma no! Ma che roba! E lì come ha fatto a passare, non lo so, ho chiuso lì, è passato sotto le gambe, tiro! Ma Lauti! Incredibile! Vabbè, ci siamo cagati addosso! Dopo 3 minuti e 50! Dopo 3 minuti! E vabbè, ragazzi, durissimo! Ho messo 30 perché per noi è un big match, sennò avrei messo 15 minuti! Parma che prova l'impossibile. Dai, ci arrivi! Che roba! Schifo! Il muto! Fai due, non l'ho ancora visto, non so. Adesso quando lo vedrò in campo, è messo lì in mezzo, non so se lo vedrò molto. Dai, pressing lì! Dovete farli... Non li dovete far respirare, quando arrivano lì bisogna montarli. Letteralmente montarli, ve lo dico. Voglio vedere la gente montata quando ci arrivo lì. Bravi! No! Ma no! Ma no! Oh, sveglia, Questi qua partono come dei razzi. Ah, buttalo via, buttalo via! Grazie. Sì, ma dai, però, queste robe qua, ormai è la tua! Dai, che non c'è nessuno. Sì, sono a trattini da mazzo. Dai, via, ripartiamo come degli assassini. Bello, un po' più bello. Cagata, non è male quella cagata. Chiudilo! Fuori gioco! Mamma mia! Sto andando spedito! C'è uno scarpino in fuori gioco! Fuori gioco! Dai! Ragazzi, 7 minuti, siamo ancora 0-0. Siete bravi, anche noi. Tenerla, non facciamo cappelle. Giochiamo. Dai. Bel fraseggio, Parma. 1-2. Che bravo. Quel tacco ovviamente me lo tiro addosso a me stesso. Più sfiga non si può, Dai, passiamo.
Carica, carica giallo blu, yellow and blue. Bravo a capirla, bravissimo. Cosa fai? Oda! Basta! Proprio roba! La fanno! Che fanno! I brividi di paura! Vabbè, così. Là, lo pressi! Cos'è? Ancora fuori gioco, non me fa, ma che mette fuori gioco, sì! Sempre nella solita gambetta! Che c'è anche la mia mano che quasi ti deve in gioco! Bravissimi! Va bene, va bene! Bel ringhio lungo! Più lungo possibile. Va qua, troppo. Dai. Bravo. Pallettino, dai. Pallettino caviare. No, manca che roba! Va bene. Sponsorizziamo il VAR. Non ci ha sentiti anche. Sposato. Non so, ha guardato il mago cronica un po'. È arbitro! Bella! Niente, gli dici? Bella però! Bel culo! Ma che roba! Grande! Da Benedino! E là! Bravissimo, Vale! No, che sfiga, Valentino! Avevi conquistato un pallone! Mihaila! Valentino, Mihaila aveva conquistato un pallone d'oro! Su! E guarda che liscia, eh! Via! Uno schifo! Vabbè, oh! Dicevo il Parma, il Parma di B fra l'altro, eh? Anche questo, Parma da B, quindi giocava contro l'Inter, si fa quel che si può. Ma chi è? Lo chiude! Benissimo! Bravissimo! Che esperienza, che scivolata, che cuore! Però non stiamo facendo il possesso. A volte è un po' più difficile. Ma che cos'è? Cos'è partita da Ferrari? Esisti te! Dai che sei bravo! Fuori non gioco! Un palmo bravissimo mentre in fuori gioco! Che bravo! Va bene ragazzi, va bene! Via! No, no, cos'è quella roba lì? Cos'è? Calmi, però! Il mudo! Un po' di calma! Il mudo l'ho ancora visto, è davanti in mezzo, ma figa, qua... È mudo, basta! Qua siamo da soli, siamo! Qua visimi in mezzo... Dai! Figa, ma dai, è mudo! Chi sei? Bravissimo! Di tacco, che bello! Ma come fraseggiano, che bravi ragazzi! Come si impegnano, ma come si impegnano? Ma cosa cercano? Ma che bravi ragazzi! È pazzo! Ma che pazzo! C'è un culo atomico qua. Niente. Sta chiudi! Bravissimo! Che cosa fai? No, no, no! No! Heli! Vaffanculo! Heli! Che cazzata è, dai! Ma certo! Ma no! Figa, una cazzata! Che non so io! Ma questa è una cazzata, porco zio, non è un gol! Ma che roba! È sua? Guarda cosa mi va a fare! Beh, però un culo atomico! È inglese? Gli rimbalza addosso! No, il 4! Il 45! Valenti! 45. 45 è inglese, ma quello lì è 45 che l'ha data lì, eh? Sei sicuro? Sì, sì. Sì, sì. È 45. Vabbè. Guardati bene. Io comunque ho visto un passaggio nostro da farti portare in vantaggio. Non so cosa faceva in inglese. Incredibile. È incredibile, ragazzi. In dai. Difesa. No, no. Ma porca una boia, che sfiga di gol, ragazzi. Non meritavamo. Che bravo! No, no, non puoi non farmi gol, non puoi, dopo avermi saltato tutti così. Tutti, tutti. Nel mondo dei sogni, tutti però. E poi che mi resiste tutto.
a tutto. A tutto resiste. Niente, le bombe. Niente, questa bomba no. No, incredibile. Ma boh, fischia fischiato uno. Ti fischia fallo. Incredibile. Non ha senso. È Balog, è Balog. Vabbè, niente, per la merda. Totale, prendi tranquillo. Boh. Sì, però dai. Ma no, lì, non mi dava là, stupido! Ottimo! Ma che sfiga c'ha! No, che sfiga è! Ma che prova! Ma chi? A chi? Chiudi! Bravo! Ci arrivi, no, eh? Ma chi vuoti se ci arrivi? Cosa fai? Mamma mia! Mamma mia! Che lavoro! Che lavoro! Cos'è? Mio. Sì, ma c'è qualcuno! No, eh. Cosa fai? No, ne, fai schifo, veramente. Vabbè, e chi la prendeva qua? Ma 45, ma chi è? No, non so. C'è in capo qualcun altro. Non è inglese quello. Dai, schifo, chiudi! Fagli un fallo in area. A cazzo di rigore? Sì, ciao. Punizione. Cosa c'è? Ma cosa c'è? Sarebbe nel mondo di sogno, il 46? Lo porta fuori in area! Vedi. Gli passa sopra. Vabbè, da qua non fa niente. Quindi. Oh! Resday! Mica, no, viene tutto. Gli viene tutto, gli viene anche punizione. C'è la gru! Vabbè, si cambia formazione, mi hai capito. Hacken! No, che roba. Ma sì, c'è poco. Ah, eccolo l'inglese, che roba. Vabbè, oh, se finiscono anche le punizioni, vengono. Allora possiamo andare a letto. Gli viene anche la punizione. Boh, te non giochi più, basta. Non giochi più! È un Parma che si è presentato estensivo. Con ambizioni, ma... Sì, con ambizioni è schifo. Boh, basta, vedi così. Cambio. Vasche stai lì, tutino, anzi no, inglese lo metto qua e là, boh, mia ila lì, Lorinin, quel cazzo, via. Che lungo va insomma? 62 lì, ma sono cambiati, non so per quale diavolo di motivo, ma è lo stesso. Come 62? Guarda, adesso c'è 70, no 62, no, 70, beh vabbè, no 45 giusto, dai, è scritto lì in basso, vabbè. Ascolta. Ma non so un altro che c'ha il 45, va biondo quello con il 45, quello là. Del Prato, quello in difesa. Balog, dov'è Del Prato? Del Prato. Vabbè, lo stesso. Senti, devo mettere su... Solo quello qua Del Prato. Non lo so. Solo qua? Come si fa? Scherza su. 46. Ah, ok. Boh, boh. Boh, via. Vabbè, bene. 2-0, ho cambiato Buffon che fa vomito. Basta, non gioca più. Incredibile, guardate la figura che ha fatto fare Gigi Buffon. Buffon buttato fuori dalla partita dopo 20 minuti. Guardate che vergogna, mamma mia. Vabbè, oh, fighi, me lo... io spero che abbia avuto un sentimento muscolare. Ma scusa, me lo fanno gramo, non l'è, ma me lo fanno gramo solo perché è più vecchio. Non è giusto, è l'ingiustizia dei giochini. Guardate la colpa dei gol subiti, è Buffon. Dai. Dai, giochiamolo ancora, dai, si può ancora fare qualcosa? Ma che mi poda! Giusto il mudo? Guarda il mudo come ci assomiglia! Fammi vedere il replay che vedo il mudo! Guardate il mudo fatto da Loretti! Guardate il mudo com'è bello! Ti piace il mudo? Ma... è il mudo maschio! Te non assomiglia, scusa! Sì, sembra un po' più giovane! Sì. Ci ho messo le rughette qua, non potevo fare capelli bianchi... Rete! Si può al mudo? Beh sì, devo metterlo a fare i tiri adesso. Sì. Allora, dov'è i tiratori? Tiratori, direzione lunga, Vasquez. Corta, Vasquez, boh, Vasquez. Lo vedete con la faccia schiattarella lì perché non avevo voglia di cambiare le grafiche, ma... Mudo! Su punizione, rete! Oh! Bella, Mudo. Vabbè, ha toccato la barriera, capita.
Ma dai! Cosa fai? No! Non fa che niente, non mi viene niente! Oh, un accennino di reazione sì, c'è certo. stato! Sì, piccolo piccolo, proprio una roba quasi insignificante, ma c'è stata. Durerà un niente, ma... vediamo. E là, correte o no? Niente, fate schifo. Bravo! Corner kick! Teniamo il 2-0! Vai! Proviamoci! Che potrebbe succedere? Prendi, vedi Colombi la sicurezza, oh! Colombi! Sbatte via, bella palla di Colombi! Che bello! Che bei tocchi, visto? Vasquez, Muda si gira! Bellissimo! Porta la croce da solo, guardatelo come si impegna! Poi ci prova, non fa che podone! Lui qua porta la croce da solo! Bravo! Bravo Parma! Bravo! Muda, bellissimo, attacco del Muda! Filtrate bellissimo! Ma cosa fai, Muda? Ha sbagliato il Muda! No! Non ti credo, ha sbagliato il Muda! Vasquez! Non ti credo che ha sbagliato il Muda! Bella palla per il Muda Vasquez! Guarda come fa il Parma dopo che ha fatto gol, cioè quasi gol il Muda! Inglese, numero inglese! Bellissima palla! In mezzo al Parma, mette! No! Arriva il Parma qua! Okay. Che schifo è? Sai no! Incredibile! A me aveva caricato il mondo di fuorigioco. Lo so. La rete in mezzo, rotta. Lì davanti, pum! A chi? Chiudi? Ma che non vai? Dalla parte, si ammassano. Colombi si permette l'uso di dribblare. Questo è uno schifo, meno male. Ah, che mi pressano! E mi fanno a fette, qua. Bravi, bravi, così si gioca. Al calcio. Sara, mi fai andare! Arbitro, non mi fa andare. Che bella qualità! E va che il Muda me lo podano! E va che buono, ragazzi. Io ma cazzo, ma devo aumentare la velocità perché così non è sì, giusto. È più veloce il Muda, dico così, dai, figa, sembra che non si muova, figa, se non è lumaca. Ma ha fatto il Muda lumaca. Il Muda è una lumaca. Il Muda è più veloce di così, dai, là, non si muove quel giocatore lì. Intrego come un elefante, l'ho fatto. L'ho fatto io, cioè, ho esagerato nel farlo gramo, devo farlo più veloce. Non è così, non è così decrepito il Muda Vasquez, dai, lo dovrò mettere a posto. È giusto così. Bel lob. Bravo. Dai. Ma cosa fai? Schifo. Boom! Questo è il Parma, che si è considerato vabbè, cosa deve fare? Faccio anche troppo, faccio. Cerco di metterti in difficoltà un minimo. Perché si può. Le Veroniche. È un bel Parma che va... corrono troppo! Non si riesce a prenderli anche quando li anticipi. Mi vergogno, eh. Arbitro. Ah, anche quella prendo! Mamma mia! Mamma mia, che gol! Vabbè, fanno gli spizzi, sono in anticipo. Mamma mia, che gol! Lauti! Sono in anticipo io, me la prende lui di testa. Una serie di passaggi senza che Babbo toccasse palla. Sì. Sono 0-3. Vabbè, 30 minuti con una squadra di Serie B e 2, eh. Mi era meglio 15, però vabbè. Sì, però guardate che azione. È sulla mia testa questa. Guardate, sulla mia testa cosa fa? Riesci a anticipare. Guardate l'azione! Colombi, non ti do la colpa, non è colpa tua. Ma certo. T'ha cambiato con Buffon. Non so, infatti non era colpa sua qua. Bella palla precisa per l'inglese. Un Parma che nonostante tutto, il cuore ci crede ancora. Ma che roba però. Ci credo ancora, ma è duro, eh? È duro a crederci, eh? Ah, sì. È sempre più duro a crederci. Eh sì. Dai, su! Facciamo un'azione che fa galvanizzare. Guarda che sfiga c'ho. Mi torna sul piede. Ragazzi, però... Comunque ci sono girate tutte male, tutte proprio. Ne è girata una bene, perché anche se Vasquez faceva il gol del 2-1...
poteva dare un po' di morale, e noi serve il morale, eh? Guarda che dribbling tutti non malissimi. E che bel Parma che riesce comunque ad andare in attacco. Andare in area di rigore. E va, mi podano però. Mi podano in area qua a me. Io vedo quello però. Cos'è? Beh, sarà mica fallo mio, eh! Ah, boh! Sì, incredibile cosa! Incredibile con la fischiata! Attenzione! Attenzione, fallo di Dzeko! Il fallo di Dzeko! È incredibile! Sì, c'hai ragione! Una... Non vergogna! Una sbarata di Baton Balog! Non vergogna! Una sbarata! Pis... Bravissimo! Uno, due, elenco abbonati! E va come la puttana! No, quello non è fallo, allora! Ma che per me stesso me la faccio, senza volere! La mette in mezzo, spinza, mette, ma guardate che cuore però, che cuore, sul 3-0, che cuore. Vabbè, ma cuore. Mi pare che cuore. Sì, che incredibile. Bravo, bravo. Vabbè, ma fichi. Cerca di fare quel che si può, guarda, ma fichi, mi podano. Ma cos'è? Cioè, al momento arriva prima, eh. Cioè, non so se vi rendete conto. In anticipo di 3 ore, al momento arriva prima lui. Anche qua, quindi sarà in anticipo io, arriva lui. Vabbè, impossibile. Addio! Cosa fai? La versione di Dzeko! Sì, sì, ringrazia. Dzeko. Tacco stupendo, meravigliosa azione del Parma. Che bella. Uno gli ha dato, ah sì, gli ha dato in testa. Dai, sbragalo un po'. E niente, non riesco mai a sbragare. E va bene! Sono 4! Appena tirano il gol! Lautaro! Va bene, Lautaro! Schiacciano il tastino, va l'incrocio. Tiga, ragazzi. Chiedi scusa ai tifosi del Parma. Gli chiedi scusa! Sì, scusate, ho sbagliato per 30 minuti. Effettivamente la squadra, purtroppo questo è il Parma di Serie B, quindi ha delle caratteristiche molto non basse. Non c'entra niente. Però c'entra. Non c'entra niente, chiedo la scusa per lo spettacolo che stai offrendo. Non cammina un cazzo. Pietoso, alla gente che è andata allo stadio e vedeva la partita da Parma. Mica che la voglia. Con la nebbia. Ah, sì. Tu gli regali questo. Vabbè. Mi ha regalato il Mudo Vasquez, la gente non gli interessa niente il Mudo. Al momento il Mudo fa gol però. Vuole vedere la prestazione. Non l'ha fatto. Guarda. Cosa devo fare? Ah! Sarà grande Colombi! Va bene Colombi! Dai, facciamo un gol che ti dà il morale almeno, dai! Lo buttala via quella palla lì! Via! Va bene! Arrivi! Che bel numero! Vasquez! Mudo Vasquez! Bravo, fa ragionare la squadra, porta la croce! Oh. Vedo cose da tutte le parti. I falli no, lui, no, niente, non gli diamo lui. Sa mai che è lì, però. Mica dei falli. Pugni in fascia! Nostro. Purtroppo. Purtroppo sì. Che corrono come dei jet. E vacca, ma via, non posso fare niente! Non posso tenere il pallone che mi ha già me l'ha gussata. Mica. Dagliela a lui, mi raccomando. Pamma, pamma, che passaggio che fa questo qua. Tossemo. Dai, è una scappata almeno, no? E almeno una bella scappatina. Chi sei? E che controllo fai? Che Parma! Mamma mia, è dura, no! Ma come segna? Non mi tira appunto dentro io. Mi ho già visto saltato. Dai, siete indecenti, eh? Mamma mia. Va che cos'è? Lui monta. Va che cosa? Le vedo. Non riesco a vederlo. Yeah. Lopota. Bravi, bravi però. Ancora con il cuore.
Vinceremo, ale, ale. E guarda cosa cerca di fare, guarda che sfiga però. Ragazzi, il gol lo meritavamo, a minare e fate la rovesciata. Ah, per senza tenere non meritavo il gol. No, meritavo il gol sì. Mica facile arrivare in area contro l'Inter di Serie A. Figa. Non facile qua. Mica facile. Che bello anche fare un dribbling così, nemico. Grazie, Grazie, brutto cagnasso di un arbitro. Come fa che insulti l'arbitro? Possesso del Parma! Come al solito, i tiri no. Però ragazzi, il possesso contro l'Inter, perché 4-0 faccio il possesso, una roba incredibile. Dai, qualcosa questi tifosi del Parma hanno fatto, il possesso. Il possesso, amore, uno che non ha gioco, non so cosa fa, tiene il pallone in mezzo ai piedi, per noi invece, ragazzi, le armoniose. Sì, con l'Inter. Sventagliate. Vedremo con le formazioni un po' più equilibrate. Comunque, ancora faremo vedere qualche bella giocata come questo tocco di spalla bellissimo. Ma che roba! Distrutto un giocatore, vabbè che uno zombie è inteso. Su a caso quella palla! Chiudi! T'ho visto! Dai Podalo! Bravissimo! Hai visto che i tacchetti sono ancora affilati? Ma che ho dormito qua. Ah, la coda lì. La corri, per questo qua, va come uno scudo. Paolo Lauti. Sì, corre. Corrido. Dai. Bravissimi a uscire così. Bravi, che bel tocchetto. Bravo. Ma che cercavo rigore! Che schifo, l'anticaccio! Scusami che devo cercare rigore, scusa. Che bel Parma! Colpi di tacco, numeri! Del Parma! Ma che gran bel lancio, dai, come hai potuto non farmi prendere la palla, bastardo! Pisali! Ma che roba è! Oh. Sì, contro di te? No, fai. Ci vai! Niente, non ci va. Sei bravo te! Che inserimento, che potenza! Non manca niente. C'è nessuno che l'assiste. Ma che cielo è andato! Gli è andato in cielo, incredibile. Bravo, che bravi! Che bravi ragazzi. Ci provano ancora, nonostante tutto, nonostante le avversità incredibili. Si muovono ancora, che bravo questo qua, lo gira come un pomo, bellissima, bravo anche te, mi esalta questo Parma, è Mudo fallo, ma è fallo sul Mudo, reclama rigore Mudo, incredibile, da dietro, bastone, perché l'ha bastonato comunque, stava facendo guarda un passo di tacco, ci veniva un euro gol del Mudo a San Siro, ma mi hanno bastonato letteralmente, è uno scandalo qua. Qua c'è veramente la terna arbitrale che... Cos'è quella roba lì? Secco! Chi sei Maradona? Mamma mia, colpo di testa! Dai là, ma cosa ha fatto? Che roba che tocchi, mamma mia che tocco! Ma che bello, ma che bello, va! C'è che numero! No, era mia quella palla, non è giusto. Troppo veloce. L'ho messo all'oretti. Vai un passo. No, non ce l'hai fatta. Bel Parma. E va che cosa la prendi? Incredibile, la tiene sempre lui. Oh. Che vergogna. Comunque il Mudo è un fallo terribile in quell'area lì. Mi dico solo quello. C'è un fallo terribile. Oh, che bel tocco, bravo! Ah, bravo, complimenti, quello lì invece è un tocco schifoso, posso dirtelo? Che fallo? Sì, ciao! Sono davanti completamente. No, mi hanno scappato completamente. Sì, proprio davanti sono andato. Che bravo ragazzo!
Ma che bravi! Che cuore che c'hanno, mamma mia, che cuore, che cuore, che cuore. In aria, in aria. Numeri! Cercare il gol, non lo tiene! Una sfiga terribile. Parma che sta giocando comunque meglio rispetto al primo. Parma che bello. Un Parma che comunque sta facendo vedere che si è un po' assettato in quest'ultima fase. Che fa qualche bel giochino. Qualche bella giocatina. Gestisce. Ma che bello. Controllo 9. E ma che sfiga però. Niente. Sanno Bodi. Ma che non va giù. Niente, troppo veloce. Ma che. Dai, muoviti. Bravo, bel tocco. Bravissimo. Bravissimo. Vacca. È bella. È bella questa palla, Mudo. Chi c'è qua? Vacca che sfiga. Annulla. Bravissimo. Un Parma che fraseggia. Al limite dell'area. Secondo me sarebbe qualche fallino lì, ci sarebbe. Ma niente, ma che niente, non mi tutela, non mi tutela, non c'è tutela. È un Parma che cambia marcia. Ah, che bel Parma! No, non ci credo. Non ci credo, me lo smetto che quel gol lì, non ci credo. Io me lo smetto che quel gol lì, ma veramente. Non me lo smetto quel gol lì, no, non è incredibile. Giusto, ah, giusto. No, no, non è giusto, è una cagata sbagliare quel gol lì. Non si può sbagliare quel gol lì, è impossibile. È impossibile sbagliare quel gol lì. E fraseggiare così bene però anche. Figa che bello! In area! Ho sbagliato gol da un metro dal portiere! È incredibile! Come che insiste, incredibile! Ma fallo! Cosa c'è? Ma fallo! E va quello che vuoi! Ma porca vacca, che bel Parma! Mamma mia, che discesa! Ma vacca, che roba è, però! Ma che cazzo? Ma vacca, che roba, non ne dico mezzo! La porta! La porta! Che schifo! Doppio punto! Che schifo! Morto! Che schifo! KO tecnico! La cosa però 4-0 solo il primo tempo, giusto? Il secondo non ho beccato un gol. Cosa attraverso? Vabbè, comunque ci siamo settati. Tardi. No, puta! Spacca Dumfries! Ancora in campo Dumfries. Bravissimo. Avevo Colombi comunque. Bellissimo, che senti? Non lo so. Forse mi hai portato quel culinare. Eccezione! E c'è calcio di rigore! E c'è calcio di rigore! Meritatissimo! Con bastoni che mi ha bastonato! Guardi qua, inglese! Ma è fuori, ho detto, spero che sia dentro almeno. È dentro, è dentro! E penalti chicco! Guarda che faccio! E da rigore! Di Vasquez! Mudo! Mudo, falla! No! Al
Altra umiliazione. Non so tirare i rigori. Altra umiliazione con i tifosi del Parma. Ma che incredibile, non so tirare i rigori. Richiede la scusa. Scusate, non li so tirare i rigori. Non so mai quale è il momento. Che figura. Proprio col mudo poi. Sì, è incredibile. Che figura. Mamma mia. Figura di cioccolatino. Mamma mia, che tristezza però. Figo mudo che meriterebbe. Figo cioccolatino. Figo mudo, ha fatto 40.000 azioni, poverino. Bello, ancora un Parma che insiste, mette in mezzo! Guarda! 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 Mio! Ti ho creato! Da nulla! Con una forza! Una bomba terrificante! Guardatelo! Con una rabbia in corpo, non mi ti sbatte fuori, mudo! Vasquez, boh, c'è un'energia dopo questo gol, incredibile! Tra l'altro risultanza sull'1-4, incredibile! Non l'hai visto. Ma quanto ci tengono! Avete visto i tifosi come ci tengono? Le risultanze incredibili, è incredibile! Secondo tempo Parma sarebbe in vantaggio addirittura, ragazzi. Incredibile. Niente. E cos'è? Panico Inter? È panico Inter. Guardateli. Cos'è il capo? Ma che incredibile, mi sono girato. Incredibile. Recupera, bellissima. Se ne va ancora, Loretti. Loretti. Niente. Vabbè, siamo troppo emozionati da quello che abbiamo fatto. Cos'è Jack Nord di fotterci, mi sa? Eh sì. Ma il Parma chiude! Ma il Parma c'è! E c'è! E il Parma c'è! E il Parma Mudo c'è! Guardatelo! Come sfasezza con i suoi compagni! No beh, questi qua si compiamentano di fare queste vaccate! I suoi compagni! Ma il Parma che recupera! Con un cuore atomico! Guardateli! Ma che... Fallo! Ma che schifo fai? Ma abito, ma fai veramente vomito! Ma quello è la calcio di rigore, si mudo, eh! Ma cosa stai dicendo? L'ha bombato, la... Bella, bella! Mette in mezzo! Dai, che siete belli! La controlli la palla o ci metti con un po'? Incredibile! Bella! Bella! Super bella! No, che numeri! Oh, ma che bello! Oh, ma che bella palla, mamma mia, che palla ci aveva dato quello lì! Ma cosa fai, Alissi? Vabbè, lo devo perdere. Ma che la perdo. Ma che cosa la tiene? Ma che incredibile. Ammessa! Ma come l'ha fatto? Vabbè. Cioè, prendi o no? Che roba! Emozione! C'è un caldo atomico! Stop 10! Numero 9! Ma che bella di prima! No, era numero lì, fallo! Eh sì, è fallo! È fallo, stavo cercando il numero! Ecco qua, sorpresa bellissima! Ah! Ma che emozioni! Ma che non finire! Incredibile il Parma del secondo tempo! Incredibile! Tutta un'altra squadra! Una squadra che incontro Coyotes! Mamma mia, che emozioni, ragazzi, che ci avete dato! Nonostante tutto. Un gol bellissimo anche, fra l'altro. Ma che bravi! Vabbè, ma figo, ma... Appugnalalo! Pugnalalo! Da dietro, va! Pugnalalo, sì. Pugnale in campo, ma che bella, come siete belli, come fa senso, non è che fanno i ragazzi, ma che non ce la fa, hai due loro quel omino lì, ah chiudi o no, mia vita, niente, c'è qualcuno da chiudere, no eh, ah vabbè, niente, era il calcio di rigore! Ma che schifo! Dufis! Ladri! Se lo guadagna, Dufis! Ma chi è quella schifezza qua? Lo so io! Che schifo!
Osorio. Ma dai, cos'è un tuffo? Questo è un tuffo. Che caldo, guarda, incredibile, c'è un caldo incredibile. Dacchi dal camion dopo, c'è un caldo incredibile. Vabbè, continuo a volare per niente. Beh, per niente, mio due gol, bellissimo. No, ma cos'è un furo? Questo è un furo, vabbè, pace, non so tirare, invece lui sì. Ciao, Nobbio. Ciao, Nobbio. Non ho applaudito, piazzato. Pensa se mi c'è parlato. A canna! Ma che schifo, non c'era niente, ma che non c'è nulla, dai. A canna, una freddezza. A canna, su cu. Vabbè, dai, bellissimo Parma, 1-1 secondo tempo, ci sta. Va bene così. Va bene così perché avete fatto bene. Voi ho sbagliato. Esatto, bravi, infatti. Anche quello poi. Rigore sbagliato, ingiustamente. Ma che roba, fallo! Dai, metti in difficoltà, su. Scusa! Incredibile! Non c'è nulla! Ma che fallo! Ma è bello per terra, mi piace! Culo 10, 9, 8, 7, 6! No, ma che niente! Era fallo in quella religera! Non so ci di più! Ma Ma c'era! Qualcosa c'era comunque! Chiudi quella merdasta lì! E lo salta come un pomo! È bellissima! Ma è una sfiga incredibile questo Parma già! Entra in aria a un metro del portiere e non riesce a segnare, incredibile! Guarda che questo qua è il triplo, ammazza! La poda! Una roba da vergogna del calcio! Finisce la partita! Di chi è? No, non finisce! Del Prato! Non riesce a prendere appena, guardate! Per un pelo di unghia riesce a prendere! Roba, l'arpionato! Bravo del Prato, hai fatto bene! Era la giusta conclusione di questa azione. Va bene. Vola nelle gambe. Va bene, due frisi. Chi è stavolta che salta? Chi è che salta? Rosso? Espulso Miaila. Finisce in bruttezza. Pum. E va che mirava. 1-5! Va bene, era 2-5! Ah. Se non sbagliavo il rigore. Ah, non è che io sono quello traverso. Va bene. Allora. Noi giochiamo in B, però. Va bene. Siamo una squadra di B. Ma è giusto che ho perso 5-1. Sì, però abbiamo giocato bene. Secondo tempo. Il primo no. Il primo avevo fatto schifo. Va bene. Primo è stato inguardabile. Scusate, tifosi del Parma, il primo è stato inguardabile, ma il secondo invece cuore 1-1 alla fine. Adesso poi ne beccheremo magari anche un altro, ma beh, allora ci abbiamo uno sfigo. Dagli anche a rigore, tanto che ci sei, dagli anche a rigore. Cazzo? Boh, sono contento di farli loro. È giusto. È un contropiede bellissimo, ma noi non corriamo e quindi ci recuperano. Guarda come ci recuperano! E ci fanno fallo e non ce lo danno neanche, perché non schifo veramente, non ci danno neanche il fallo, il brutto è quello lì che manco ci danno il fallo. Vabbè. Ma come ha fatto, dai, a passare, non si sa come ha fatto a prenderla qua, perché adesso la tecnica c'ho. No. Che bravo l'aspetta, Loretti! Ma vai, non poteva arrivare in quel pallone lì, tipo Beffa! Era bellissimo! Tipo il pallone tipo Beffa. Lo brucia sul tempo! E là, ma cos'è quello schifo di culo qua? A niente, c'è una figa. Incredibile. Cerca il numero, non va. Niente! Un idiota, veramente.
Siamo una squadra fortissima. Facciamo dei dribbling improbabili con giocatori identissimi. Ma proviamo ancora a far qualcosa. È finito purtroppo. Ma ci rimane un gol e una grande esultanza per il Mudo Vasquez che va in gol. Ah, e vabbè. Ma viene eliminato. Brutalmente dopo un primo tempo orribilante. Sì, che ci ha distrutti. Il primo tempo ci ha distrutti. Guardate come è nato il primo gol. Guardate quello. L'inglese che regala la palla letteralmente. Incredibile. Comunque il 4. 45, ma sai leggerli? 45. Sì, 45. Otto colpo a un altro, invece era lui. Difficile. Bella parata, passeggiando Buffon, bravo. Vabbè ragazzi, vi salutiamo. Su questo possesso Parma e 8 tiri tutti in porta e 11 dell'Inter. Va bene, alla prossima occasione. Alla prossima. Alla prossima batosta. Un saluto. Ciao. Ciao ciao.